Oggi diamo un'occhiata a quelli che saranno gli argomenti della verifica che faremo venerdì, abbiamo detto che il giorno è 11 dicembre. Nella prima verifica eravamo arrivati appunto a vedere fino alle forze elastiche e le forze d'attrito, anche se poi in qualche maniera continueremo, come dire, a utilizzarle, questi tipi di, soprattutto le forze d'attrito. Invece gli argomenti prettamente della verifica inizieranno da forza, peso e massa. Ricordate qui, diciamo, fosse questa la domanda, è chiaro che dovremo iniziare a dire che cos'è la forza peso, quindi la forza che ciascun pianeta esercita sui corpi che gli stanno, insomma, sopra, no? Quindi tutti gli oggetti, noi, ma appunto tutti i corpi che stanno ad esempio sulla Terra. E invece poi che cos'è una massa? Beh, la massa è una delle prime grandezze fondamentali che abbiamo incontrato, imparato a conoscere quest'anno, quindi, ed è una grandezza fondamentale, si misura in chilogrammi. La forza peso, o detta anche peso, o detta anche forza di gravità, è appunto una forza, quindi si misura in newton. Va bene? Quindi qui vale la pena, come dire, specificare che malgrado nel linguaggio comune, no? Quando chiediamo a qualcuno quanto pesi, quello lì risponde con la massa, peso 70 kg. Però una cosa è il linguaggio comune, una cosa è la fisica o altre discipline scientifiche. Quindi in fisica il peso è una forza, quindi in newton, ed è la forza con cui ogni pianeta attrae dei corpi, la massa è invece la quantità di materia che sta in quel corpo e si misura in chilogrammi. Va bene? Cioè già il fatto stesso di avere due unità di misure diverse vi deve indurre a dire non possono essere la stessa cosa. Va bene? Quindi cercate di scrollarvi di dosso da quella che è l'idea che avevate finora, perché non lo dicevo. Per me il peso è quanti chili peso, invece in fisica non è così. Quindi qui è essenziale nel rispondere a questa eventuale domanda fare questa distinzione. Quindi dire ognuno che cos'è, dire che sono grandezze, è vero, legate tra di loro, ma non sono la stessa grandezza. Poi, un po' come abbiamo fatto noi, andare a vedere che cosa succede, come dire, ad una certa distanza dal pianeta Terra, quindi dalla superficie terrestre. Poi chiaramente potremmo anche vedere, lo vedremo dopo, cosa accade sugli altri pianeti. Però già dal pianeta Terra, se noi ci allontaniamo, vi ricordate questo schemino, questi disegni? Qua diceva 6.400 km, che è esattamente il raggio terrestre. Noi quando camminiamo per strada stiamo a 6.400 km dal centro della Terra, va bene? Quindi, e se abbiamo una certa gravità, vi ricordate quell'accelerazione media, però che più o meno a livello del mare è di 9,81 newton su chilogrammo, vi ricordate che qua, lo so che sta messo pure su metro, ma è stato un errore, diciamo, che ho già corretto, insomma, quindi newton su chilogrammo. E invece, man mano che ci allontaniamo, beh, qui faceva vedere questo schema che la percezione di massa diminuiva. Cioè, non è che sto bambino sulla Terra, quindi vedete, ha una massa di 40 kg, poi a 12.000 km dal centro della Terra ha una massa di 10. La massa, ricordatevi, è una invariante. Noi possiamo stare pure su un altro pianeta. La nostra massa, quella è, quella rimane. Il nostro peso cambia. O meglio, posso dire che la percezione, cioè, è chiaro che io sulla Luna mi sento 6 volte più leggero. Quindi, cioè,
sento di pesare meno e chiaramente quella sensazione si traduce in un sembra che la mia massa sia ridotta, ma la mia massa è rimasta la stessa. Chiaro, quindi non fate questa deduzione ingenua. Io l'ho spiegato, perché questo è un disegno che presi da internet che potrebbe ingannare. Però notate che in questa colonna, vedete com'è etichettata, con peso, e anzi sembra pure contraddire quello che abbiamo detto qualche minuto fa, dice come peso e c'è scritto chilogrammi, è la sensazione di peso, ok? Cioè, quel bambino a 12.000 km al centro della Terra sentirebbe un peso 4 volte inferiore, ovvero avrebbe una percezione di massa da 40 kg che ha sulla superficie terrestre di 10, quindi 4 volte inferiore addirittura. Ok? Quindi questo è il... Quindi questo è un po' quello che abbiamo visto. Poi vi ricordate, vedemmo sempre su questo argomento il fatto della, di qual è invece proprio la gravità sugli altri pianeti. Ho messo ovviamente il nostro Sole, anche se difficilmente potremmo arrivare lì, perché non solo perché la gravità è 27 volte maggiore, ma perché sul Sole, come su tutte le stelle, sta continuamente continue esplosioni nucleari, cioè migliaia di volte quella di Hiroshima lì in Giappone, no? A fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi in ogni istante stanno migliaia di esplosioni nucleari come quelle, quindi immaginate, insomma, fa un tantinello caldo là sopra, quindi abbiamo temperature che renderebbero impossibile ogni forma di vita. Pensate che già sul pianeta Terra, se non ci fosse lo strato di ossigeno, di ozono che ci protegge, sarebbe impossibile la vita, perché avremmo una temperatura di centinaia di gradi. Cioè immaginate che la Terra stesse a 400 gradi centigradi, secondo voi sarebbe possibile la vita? Direi proprio di no, no? Perché ogni cosa sulla superficie sarebbe, quindi non solo all'uomo, ma anche immaginate alle piante, cioè non esistono piante che sopravvivono a 400 gradi, vengono arse istantaneamente. Quindi nel Sole l'abbiamo messo giusto per dare però una quantificazione di quante volte. E poi abbiamo fatto proprio questo excursus, diciamo, sugli altri pianeti del Sistema Solare, quale più o meno è la gravità, per dare anche un'idea di quali potrebbero, tra virgolette, essere abitabili e quali no. Vi ricordate, per esempio, sottolineare sul fatto che Marte, che è un pianeta roccioso, perché alcuni di questi non lo sono, alcuni sono pianeti gassosi, quindi non posso andare lì e calpestarli. Invece Marte, che è un pianeta roccioso, ha una gravità, vedete, 0,3 volte quella della Terra, cioè più o meno un terzo. Cioè, la mia percezione di massa sulla Terra è di 80 kg, vado su Marte, fate diviso 3, sento come? Più o meno 25-27 kg, quindi mi sentirei proprio una piuma a confronto, no? Quindi Marte in questo senso è un pianeta che per noi potrebbe essere abitabile. Non lo è poi per il fatto dell'ossigeno, no? Anche se su Marte avrete sicuramente sentito che si è visto che ci sono tracce di acqua, cioè come se hanno visto come delle da alcune rilevazioni, come se ci fossero stati dei fiumi, quindi che scorreva acqua, perché poi l'acqua è uno dei fattori vitali, insomma. Quindi se c'è acqua, l'acqua non a caso è fatta da idrogeno e da ossigeno, quindi potrebbe essere quello un modo per comunque ricavare ossigeno anche da lì. Però già per il fatto della gravità potrebbe essere un pianeta per noi tranquillamente abitabile, perché finché ce n'è di meno non è un problema, quando ce n'è di più che potrebbe essere invece un problema. Va bene, quindi vedemmo un po' questa cosa. Poi praticamente abbiamo saltato un po' di cose fino ad arrivare al paragrafo 2.21 su una cosa pure molto importante, che è punto materiale e corpo rigido. Va bene, vi ricordate, sono due schematizzazioni. Usiamo l'uno o l'altro in base a
al tipo di fenomeno che stiamo studiando. Punto materiale. Se facevamo l'esempio, un corpo, devo vedere che sta cadendo, ok, quindi la caduta di un grave, no? Di un corpo che sta cadendo. Lì a noi della forma del corpo interessa praticamente nulla. Quindi potremmo vedere come quel corpo, come se fosse la massa tutta concentrata nel suo centro, che sta cadendo, soggetta alla forza peso. Quindi schematizzare quel corpo con un punto non ci crea problemi. Facevo invece l'esempio per il corpo rigido. Immaginate due autovetture che si scontrano. Beh, lì ci interessa la forma dell'oggetto, perché in base a chi scontra, no? Chi tocca l'altro, cavolo se cambiano le cose. O vi ricordate i corpi, se premo, metto una forza da una parte all'altra, lo facemmo vedere anche con la telecamera, inizia una rotazione in senso orario, in senso antiorario, quindi cioè, anche il punto esatto di applicazione di quella forza fa cambiare il fenomeno fisico. Quindi è evidente in quest'altra situazione che sto descrivendo che non posso più assimilare tutto il corpo a un puntino, ma devo vederlo nella sua forma, va bene? Perché solo così riesco ad applicare le forze in più punti. Quindi questo è il discorso su punto materiale e corpo rigido. Poi facemmo l'approfondimento. Vabbè, giusto così. Vedetevi sempre i riassumendo e glossario dei termini incontrati, perché qui è chiaro che è una sorta proprio di riassunto dove non ci sono formule, però almeno c'è l'idea di che cosa è stato fatto in questo capitolo. Ovviamente qui c'è anche qualcosa in più, perché avete visto per esempio la parte di goniometria, trigonometria l'abbiamo saltata, insomma, quindi, però almeno, come dire, in un primo approccio è detto che cosa abbiamo fatto. È chiaro che poi non dice tutto, c'è giusto un accenno all'argomento, l'argomento va sempre comunque studiato. Dicevo, poi abbiamo fatto l'approfondimento, questa pagina 65, eccolo qua, sulle forze fondamentali, va bene? Quindi anche qui potrebbe tranquillamente esserci una domanda. E qui che abbiamo fatto, vi ricordate? Abbiamo descritto un po' quali sono le forze fondamentali. Chiaramente parliamo delle forze, cioè non quelle, che ne so, tipo la forza muscolare, insomma non è una forza fondamentale, ma parliamo più delle forze della natura, ok? Quindi abbiamo fatto tutta la distinzione tra le forze nucleari, forze nucleari forte e debole, quelle quindi che tengono unito l'atomo, o quelle che vengono innescate in reazioni nucleari, che sono alla base poi tipo della bomba atomica, queste cose qui. Poi di lì abbiamo visto, quindi qua se vi ricordate tutta la disquisizione su come è fatto l'atomo, o almeno su come si ipotizza che sia fatto l'atomo, con questa nube di elettroni che ruota intorno al nucleo, dove invece ci stanno protoni ed neutroni. Poi la forza di gravità, che è al contempo una delle forze più studiate, più come dire, misurate se vogliamo, quindi che riusciamo tranquillamente a gestire nella quantificazione e tutto quanto, ma allo stesso tempo un grande mistero della fisica, perché ad oggi vi ricordate qual è il punto interrogativo ancora aperto? Del perché un pianeta attragga i corpi, cioè perché c'è la forza di gravità? Questa è una domanda a cui nessuno scienziato, neanche veramente menti illustri, immaginate Heisenberg, Einstein, ma veramente a inizi Novecento se ne sono susseguiti veramente tantissimi, che hanno tentato pure di dare delle loro ipotesi, ma tutte molto, come dire, farraginose, molto aleatorie, molto, come dire, legate più all'inventiva e non al metodo scientifico, no? A qualcosa di più rigoroso. Tant'è che oggi, a distanza ancora di 100 anni dai loro, diciamo, studi,
ancora rimane un quesito aperto, quindi del perché un pianeta attragga. Cioè, noi sappiamo che un pianeta più grande c'ha una gravità maggiore, l'abbiamo visto qualche minuto fa pure su quella tabella, un pianeta più piccolo ha una gravità minore, però del perché la gravità sia legato, che sia legata alla massa del pianeta è evidente, va bene? Quindi più è grande, più impone una gravità maggiore, però perché un corpo attragga i corpi, ripeto, rimane un quesito assolutamente ancora non spiegato. Poi abbiamo parlato delle forze elettromagnetiche. È inteso quindi sia alle forze elettriche, quelle in grado, no? Se vogliamo, di far muovere elettroni e quindi far funzionare i circuiti, il nostro computer, il proiettore, le luci, i motori, tutto quello che vi pare, i motori elettrici, si muovono grazie all'elettricità. Oppure i fenomeni magnetici, giusto per avere un'idea, immaginate pure le calamite, no? Anche se qui appunto abbiamo parlato dell'elettromagnetismo, proprio perché sono due fenomeni assolutamente legati tra di loro. Vi ricordate il primo esperimento che ha, come dire, certificato questo legame fu quello di Oersted, dove fece passare corrente in un filo, mise una bussola nelle vicinanze e vide che l'ago magnetico della bussola si muoveva in base a se attraversava corrente o meno, quindi quel filo. Quindi fece proprio questa banale dimostrazione di come l'elettricità induceva magnetismo. Poi più in là si è dimostrato anche il contrario, che il magnetismo poteva indurre elettricità. Va bene, quindi questo un po' la cosa. E vabbè, qua pure continuava la disquisizione sulle forze elettriche. Poi l'ultimo argomento, quindi, che sarà oggetto di verifica, è l'inizio del capitolo 3, dove abbiamo parlato dell'equilibrio. La prima cosa, ovviamente, fosse questa la domanda, è dire che cos'è l'equilibrio? Un corpo è in equilibrio quando è fermo. Non pensate, chissà che significherà sta cosa o no. Noi abbiamo un po' il concetto dell'equilibrio. I giocolieri, no? Che stanno su un'asta, su una corda, i funamboli, stanno in equilibrio. Lì, fisicamente parlando, non è un equilibrio, perché se quello lì si sta muovendo, certo potrei dire equilibrio nel senso che lui riesce a rimanere sulla corda. Per noi quello è l'equilibrio. In fisica invece è molto più semplice. Un corpo è in equilibrio se è fermo. Cioè, se un corpo si sta muovendo pur rimanendo sopra qualcosa, non è un equilibrio, ok? Quindi, detto questo, abbiamo iniziato a vedere la prima forma di equilibrio, che è quella più semplice, l'equilibrio sul piano orizzontale. E abbiamo visto le forze in gioco, no? Da quale siamo partiti? La forza peso, quella c'è per forza, l'abbiamo detto qualche minuto fa. Ogni pianeta attrae i corpi, non c'è un pianeta, che piccolo che sia, la Luna, pensate, non ha neanche non può essere neanche etichettato come pianeta. È un nostro satellite, quindi proprio non sta neanche nel rango di pianeti. Eppure c'ha una gravità. È un sesto quella della Terra, ma ce l'ha. Quindi la forza peso ce l'hanno i pianeti, dai più piccoli ai più grandi. Ma se quel corpo rimane fermo sul piano orizzontale, no? Immaginate il tavolo, il pavimento, che significa? Che se rimane fermo è equilibrato proprio da una reazione. Cioè quel tavolo reagisce con una forza uguale e contraria. Uno dice, perché? Semplice. Se questo corpo, no? Vedete, c'ho questo oggetto in mano, se sta qui o se sta sul tavolo fosse la stessa cosa, diciamo supposizione legittima, se fosse la stessa cosa, io lasciandolo, no? Cadrebbe giù, allora evidentemente se sta sul tavolo non è la stessa cosa, non vi pare? Evidentemente il tavolo reagisce in qualche maniera per farlo rimanere fermo, non vi pare? Quindi già la reazione vincolare non c'è bisogno di immaginarla,
Basta dire: ah no, il tavolo non reagisce, o sta sul tavolo o non ci sta, è la stessa cosa. Verifichiamolo. Avete mai visto oggetti che rimanevano sospesi in aria così? Io no. Quindi la reazione c'è per forza. Se applico invece una forza orizzontale, immaginate che spingo un oggetto o tiro l'oggetto. Se qui ci fosse solo quella forza, perché uno dice, vedete la forza contraria, non uguale, ma contraria, che è la forza d'attrito. Bene, potrei pensare che l'attrito non esiste. Quali sono gli esempi che ho fatto? Col dito spingo quel telecomando, che ha una massa e quindi un peso veramente piccoli. Se anche questa cattedra non avesse attrito, io con il mio dito bello tranquillamente potrei spingerlo. Invece so che non si fa spingere così tranquillamente la cattedra. Perché? Perché c'è attrito. Col telecomando me ne rendo conto di meno, perché mi basta una minima forza per farlo muovere a piacimento. Va bene? Quindi qui viene proprio verificata, viene osservata la forza d'attrito quando i corpi hanno una massa maggiore. Quindi se c'è, anche qui, fino a quando c'è l'equilibrio? Finché la forza d'attrito è maggiore della forza applicata. Perché quando la forza d'attrito non riesce più ad opporsi, su quel telecomando, immaginate che c'è una forza d'attrito di 2 newton, a me basta mettere più di 2 newton e quello inizia a muoversi. Va bene? La cattedra invece che ci avrà una forza d'attrito di 100 newton, o ne metto almeno 100, se no non la muovo. Va bene, con il mio dito, e voglia io a provare a spingere, potrei rompermi il dito tranquillamente, cioè con la forza che io stesso esercito, ma quella non si muoverebbe, perché comunque con un dito non riesco a mettere, se inizio a spingere con le mani, no? A mettermi in posizioni veramente, come dire, come quando spingo un'automobile, per capirci, allora sì che riesco a superare con la forza d'attrito e l'oggetto inizia a muoversi. Quindi anche qui dicevo, l'equilibrio c'è finché le forze si bilanciano, quindi finché la forza d'attrito è maggiore della forza applicata, il corpo rimane fermo. Va bene? E qui è dove siamo arrivati, perché poi dalla prossima lezione inizieremo a vedere che cosa accade, già ve l'ho accennato, sul piano inclinato, dove lì l'equilibrio c'è indipendentemente, o può esserci o non esserci, indipendentemente dalle forze esterne, perché inclinando un piano la forza peso inizia a giocare un suo ruolo maggiore. Immaginate, no? Quando voi state con una bicicletta in discesa, vi mettete lì, non pedalate, quindi non mettete nessuna forza esterna, eppure vedete scorrere pian piano la bici, ok? Quindi evidentemente è la forza peso stessa che sul piano inclinato inizia a comportarsi in maniera diversa rispetto che sul piano orizzontale.